credo. Invocavamo più dialogo l'altro giorno con l'amministrazione capitolina e ieri ci sono state c'è stata una conferenza stampa di presentazione del bilancio dove Linda Meleo ha raccontato che cosa si andrà a fare per la mobilità, che è la prima voce del comune di Roma, del comune di Roma è la prima voce per quanto riguarda gli interventi, e insomma sono stati annunciati tanti interventi per i quali adesso si chiederà al governo i soldi. Allora abbiamo con noi in linea Enrico Stefano, presidente della commissione capitolina mobilità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Enrico. Allora io lascerei spiegare a te proprio nei dettagli costi, richieste e soprattutto le specifiche di quello dell'intervento che il comune sta pensando proprio per la città di Roma. Sì, beh, devo dire, insomma, sono molto contento e molto soddisfatto, perché in una fase comunque complicata e difficile siamo riusciti a trovare delle risorse importanti per la mobilità e per la mobilità sostenibile. Andremo a finanziare, oltre alle bike lane, oltre alle ciclabili già finanziate come quella di Nomentina e Prenestina, una bike lane, io oserei dire rivoluzionaria o comunque fondamentale, che è quella sulla via Tuscolana, perché andremo a prendere una strada che oggi è completamente votata all'automobile privata, a cominciare a ridefinire gli spazi e a dare gli giusti spazi anche al trasporto ciclabile e pedonale, e riducendo un pochino lo spazio per il mezzo privato. Ci sono poi degli interventi importanti. Enrico, su questo posso fare sì, punto per punto, giusto per capire. Allora, sulla Tuscolana, per esempio, no? Le ciclabili saranno ricavate sul marciapiede o al centro della carreggiata? No, lì c'è pure il problema. C'è pure il problema bancarelle. Infatti non a caso abbiamo scelto la Tuscolana proprio per risolvere più problemi insieme. E no, la ciclabile andrà praticamente, verrà spostata leggermente verso l'interno di circa 1,5 metri la fila di automobili parcheggiate. In questo modo si ricaverà uno spazio sicuro per le biciclette. Ovviamente chiaramente andrà affrontato anche il tema delle bancarelle, che di pari passo dovrà essere riorganizzato. Quindi appunto abbiamo scelto la via Tuscolana perché ad oggi è una via molto caotica, molto disordinata, lasciatemi dire, una via rimasta un pochino agli anni 50-60, con impostazioni in cui l'automobile era al centro, invece dobbiamo mettere al centro biciclette, pedoni e trasporto pubblico, che sulla Tuscolana già c'è fortunatamente, perché abbiamo una metro A che comunque tra mille difficoltà funziona abbastanza bene. Quindi ottimo, scusa se ti ho interrotto su questo, era no, proprio... No. Perché secondo me anche no, per il cittadino guarda, già immaginare qualcosa che possa cambiare il presente è già qualcosa, quindi già poterla visualizzare mi sembra già un qualcosa di importante. No, cioè, poi è un progetto che ci tengo molto, perché era una battaglia che feci abbastanza feroce quando ero consigliere di opposizione, poi quindi nel giro di pochi mesi, un anno, passare dall'altra parte e riuscire a cambiare concretamente la propria città è sempre una soddisfazione importante. Andando avanti ci sono altri finanziamenti importanti, circa, vado un po' a memoria, non mi ricordo bene, ma circa 1 milione di euro per la protezione delle corsie preferenziali esistenti, quindi difendere le corsie preferenziali che ad oggi molto spesso non hanno delle protezioni, quindi vengono costantemente invase dall'automobile. Poi ci sono previsti finanziamenti per due preferenziali importanti, che sono quella su Viale Marconi e quella su Via Portuense. Viale Marconi sarà particolarmente importante, perché anche lì cercheremo, in un processo comunque condiviso con la cittadinanza, di ridisegnare un pochino la strada a favore del trasporto pubblico, e soprattutto la corsia preferenziale che andremo a realizzare sarà, diciamo così, già predisposta, lasciatemi il termine non molto tecnico, ma per un futuro tram, cioè già ci saranno le banchine, i marciapiedi e i cordoli necessari per un tram, e quindi un domani basterà mettere la linea aerea, l'armamento e binari, avremo anche un bel tram su Viale Marconi, che è un'area densamente abitata e che ha un bisogno importante e fondamentale di trasporto pubblico. Poi in quel modo si creerà un corridoio praticamente diretto tra la stazione FS Trastevere, quindi poi già la rete tram esistente, la metro B Marconi, insomma un asse fondamentale dove il trasporto pubblico deve essere privilegiato. Oh, c'è pure la funivia Casalotti. Sì,
sì. Come funziona, come si immagina possa funzionare? Come dovrebbe? Beh, diciamo, le funivie urbane sono una realtà. Allora, io non la stavo criticando, no, ho sentito subito una posizione protettiva. No, lo so. E appunto servirà per collegare quel quadrante di Roma che è un po' complicato da Casalotti servire, Battistini, diciamo, giusto? Sì, il quadrante Roma che è un pochino complicato da servire in maniera, diciamo così, tradizionale, e abbiamo pensato, stiamo studiando con le nostre aziende, con i nostri tecnici, questo collegamento innovativo che comprenderà appunto una funivia. Molto spesso la funivia sono delle opere che hanno un basso impatto, dei costi molto ridotti, possono essere realizzate in tempi brevissimi e consentono magari anche di superare alcuni ostacoli naturali che certe volte rendono complicata la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto. Poi ci sono anche il finanziamento per l'isola ambientale di Monti, un tema molto dibattuto in questi ultimi giorni, ma è stato un progetto molto interessante e molto innovativo, perché comprende anche qui un ridisegno del rione, privilegiando il trasporto pubblico, la mobilità pedonale soprattutto, e prevede alcune pedonalizzazioni, prevede l'allargamento di alcuni marciapiedi, prevede una ZTL che tutela maggiormente il tessuto del rione, e ovviamente comunque abbiamo mantenuto gli arconcimenti per consentire ad artigiani, commercianti e così via di svolgere, di essere messi nelle condizioni di lavorare. Quindi più o meno, dicevo, diversi interventi dove siamo andati poi a mettere in atto il nostro programma, il programma con cui ci eravamo presentati i cittadini, quindi preferenziali, ciclabili, aree pedonali. Anche le telecamere per le ZTL, a difesa delle ZTL, sì. No? Sì, tema fondamentale sul quale occorre intervenire con leggo anche energia. Di 20 nuovi parcheggi. Sì, andremo a... No, scusami, 20 milioni per i parcheggi, perdonami. Sì, andremo a fare degli investimenti per ristrutturare i nodi di scambio esistenti, che insomma necessitano di un pochino di qualche investimento importante per essere sempre maggiormente efficienti e consentire un giusto scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico, e favorire così l'intermodalità, che anche questo è un tema molto importante sul quale che abbiamo ribadito più volte. Certo. Oh, Enrico, c'è una cosa che non hai ancora citato, non so se per effetto sorpresa vuoi tenertela per la fine, ma in realtà c'è il discorso della linea C della metropolitana, no? Lì ci sono, sì. Mi pare, degli importanti sviluppi, potrebbero esserci. Assolutamente, perché diciamo dovremmo riuscire ad aprire la stazione San Giovanni per settembre-ottobre, quindi questa scadenza che ci eravamo dati a settembre-ottobre dello scorso anno, quando facemmo un sopralluogo al cantiere della stazione San Giovanni, dovrebbe essere rispettato. E poi ovviamente stiamo facendo tutti gli studi per trasportistici e d'impatto per poi valutare come proseguire da Colossea. Ovviamente anche abbiamo sbloccato i lavori del cantiere Ambaradam, che erano fermi da maggio, e quindi anche su questa opera che stiamo dedicando con la giusta energia, perché comunque si tratta di chiudere il prima possibile questi cantieri per evitare che si trascinino per decenni, e quindi offrire subito il prima possibile alla città una infrastruttura di trasporto che diciamo ormai è attesa da un quarto di secolo. Ecco, Enrico, c'è una cosa che è il conto, no? Quanto costa tutto questo? 297 milioni. Questi 297 milioni che andrete a stanziare sono già, diciamo, nella disponibilità delle casse comunali, o bisogna chiedere un intervento dello Stato? No, questo si tratta del bilancio ordinario di Roma Capitale, che dovremmo votare in aula entro la fine del mese, quindi sono fondi. Quindi ci sono questi qui, ci sono e poi vengono all'interno, magari ci sono anche alcuni progetti fatti in cofinanziamento e così via, però si tratta del bilancio di Roma Capitale, quindi diciamo di gestione ordinaria. Ultima domanda, per quanto riguarda invece gli appalti, devono partire tutte le gare di appalto poi per questo, no? Sì, assolutamente, ci sono i tempi tecnici delle gare che sono circa un 5-6 mesi, quindi ovviamente per molte opere, anche che possono sembrare, diciamo così, semplici, che ho menzionato, si tratta poi di avere l'inizio dei lavori, diciamo, per il prossimo autunno, chiaramente. Però già stanziare fondi e avviare il percorso che poi porta all'avvio, alla conclusione dei lavori, insomma, è abbastanza
è abbastanza importante. Ripeto, in un momento non facile siamo riusciti a trovare delle risorse importanti per delle opere che definiamo comunque strategiche, perché vanno a decongestionare, sono dei veri e propri investimenti, perché poi quando ad esempio proteggo le corse preferenziali aumenta la velocità commerciale degli autobus, quindi ATAC è come equivale praticamente ad acquistare nuovi autobus per ATAC. L'operazione abbiamo fatto sul 51 che di velocizzazione del 51 con la trasformazione della linea di express, la corsia preferenziale su Emanuele Filiberto l'ho realizzato, praticamente ATAC riesce a coprire la stessa frequenza di prima con due autobus in meno, quindi equivale ad acquistare due autobus. È il modo più immediato per migliorare il servizio, perché anche quando acquisti nuovi autobus comunque anche quelli sono soggetti a gare e quindi chiaramente trascorrono dei mesi, ma le opere di velocizzazione che si possono fare subito hanno degli effetti immediati, valgono proprio ad acquistare nuovi mezzi. Avevo detto ultima domanda, ma non è vero, era una trappola. Ce n'ho una o altre due forse. Allora, la prima cosa, per esempio, come si difendono le corsie preferenziali? Con l'arredo urbano? Sì. Qual è l'idea? Con dei cordoli. Stiamo valutando sia dei cordoli di cemento, un pochino come il modello di viaggio Litti che è stato realizzato davanti alla stazione Termini, anche se non è una preferenziale, però insomma per delimitare il traffico, oppure anche contiamo di avviare una sperimentazione, abbiamo già avuto l'host del Ministero, una sperimentazione con dei, diciamo, passatemi il termine poco tecnico, anche qui paletti che consentono di delimitare la corsia preferenziale, evitare... In modo che non puoi cambiare da corsia a corsia, no? Sì. E però magari possono garantire una maggiore sicurezza, perché andando ovviamente avendo anche una dimensione verticale possono essere maggiormente visibili per quanto riguarda gli utenti delle due ruote. Quindi diciamo le direttrici sono queste: o il cordolo vero e proprio di cemento, quando questo non è possibile perché magari talvolta gli spazi sono ridotti, o per fare degli interventi più rapidi stiamo pensando anche a questa sperimentazione sulla quale abbiamo avuto anche la delibera del Ministero, quindi dei paletti che sono alti una cinquantina di centimetri che delimitano la corsia, quindi impediscono ovviamente anche qui fisicamente che venga in basso. Ok, io ho l'ultima, però non so se Stefano ha qualcosa da chiedere, e riguarda un argomento di cui avevamo parlato l'altro giorno, che era il bike sharing, no? Allora, vedo che tanto verrà investito per le ciclabili. Allora, il bike sharing, c'è la possibilità che possa essere ripristinato in una maniera sana, così come per esempio è stato fatto a Milano? Ne parlavamo perché lì i numeri sono altissimi ed è in totale aumento la diffusione di questo sistema di viabilità. Qui da noi le biciclette sono state tutte saccheggiate, rubate, e soprattutto una volta dato ad ATAC, mentre prima era gestito privatamente, dato ad ATAC è morto come per incanto. Quindi c'è un progetto per quanto riguarda il bike sharing? Assolutamente sì. Il bike sharing è previsto dal piano regolatore degli impianti pubblicitari che fu votato nel 2014 dalla loro maggioranza, Ignazio Marino, che vide anche il nostro voto favorevole, e di concerto con gli assessori appunto Meleo ai trasporti e Meloni al commercio stiamo proseguendo su questa direttrice, e quindi contiamo anche qui di far partire le gare e comunque garantire il servizio il prima possibile. Insomma, il bike sharing è strategico, Roma è rimasta praticamente l'ultima grande città a non esserne dotata, è molto importante anche dal punto di vista turistico oltre che trasportistico, è molto importante anche a Roma, e lo sottolineo sempre, perché Roma, che dove magari il trasporto pubblico fa difficoltà a coprire quell'ultimo miglio, quegli ultimi 1-2 chilometri che magari talvolta sono anche da deterrente per le persone che utilizzano il trasporto pubblico, possono essere coperti facilmente in bicicletta con un sistema di condivisione. Se, quindi, si parla di una formula, però per esempio con grandi aziende pubblicitarie, un po' come Clear Channel per esempio la gestisce a Milano. Il piano regolatore degli impianti pubblicitari prevede questo, sì, ovvero N metri quadri di affissioni esterne, di pubblicità esterne che vengono dedicati per finanziare il bike sharing, quindi l'idea di fondo è quella, e vedremo poi come portarlo avanti. Ovviamente anche qui poi ci sono vari casi di studio in diverse città, talvolta si sono, ad esempio c'è il modello di Londra che utilizza invece al contrario solamente una sponsorizzazione, ci sono alcune città anche che hanno sperimentato in maniera innovativa un mix tra le due fonti di finanziamento, ovvero i ricavi da pubblicità e la sponsorizzazione secca, quindi comunque sarà, diciamo, troveremo il modello più vantaggioso con finanziamenti privati comunque in linea di massima.
Tendenzialmente okay. Il bike sharing funziona così. Funziona bene così, poi se lo vuoi far funzionare male lo dai a data. Che no, okay, è una ripartenza, mi sembra, no? Una bella ripartenza, si può dire così. Sì, ripeto, lo dico veramente da cittadino, sono soddisfatto perché okay. Siamo riusciti a trovare dei fondi sono tanti soldi. Che poi questo è il nostro primo bilancio, quindi ce ne saranno almeno altri 4 certo. Altrettanto. No, ne parliamo volentieri perché a parte Roma Today quasi non le dà quasi notizia a nessuno oggi tanto di cui parlare. No, capito, però ci sono pure tante pagine nei giornali e tante pagine anche nei portali online, quindi sì, insomma certo. Se ne poteva anche purtroppo parlare. Talvolta non è nei vostri confronti, ma talvolta attirano poco i fatti concreti e si preferisce un pochino sì, il resto. Come vedete, quando si scende poi sui temi, in realtà stiamo facendo un grande lavoro. Ovviamente non è un lavoro perfetto, è un lavoro perfettibile, ma mi sento dire che abbiamo. Beh, ma almeno si lavora e parte qualcosa, insomma. Quindi comunque l'aspettiamo in studio perché qua c'è. In studio prima o poi ci deve venire perché c'è Enrico. Vabbè. C'è Stefano. Enrico, Stefano. Sì, Stefano ci deve. Cioè, diciamo che ti aspettiamo in studio senza di noi. Il giorno che siamo assenti, sia io che lui, vieni tu e copri per tutti e due. Copri per tutti e due. Esatto. Insomma. Grazie. Io sono al mio ultimo mandato, quindi. Allora stai a creare il lavoro. Allora adesso ne parliamo con Ilario per il prossimo anno, perfetto. Grazie, ciao. Grazie, buon lavoro. Allora, buona giornata.